siano lodati Gesù e Maria. Sempre sono lodati. Stiamo celebrando una solennità bellissima e meravigliosa. Come ho scritto nel bollettino, oggi è la festa di Dio, perché celebriamo la solennità della Santissima Trinità. Io in queste omelie cercherò di introdurli in questo oceano di misteri, perché la Santissima Trinità è Dio. Noi abbiamo imparato il catechismo, spero, che Dio è uno e trino, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, ce lo diciamo sempre in tutti i gesti che facciamo, la Santissima della Croce. Però a volte a noi la Trinità ci sembra un po' una realtà un po' astratta. È uno, però è trino, però è uno, quindi non afferriamo, è impossibile farlo in questo mondo con perfezione, l'importanza di questa rivelazione, che significa che Dio è uno e trino. Domani nella Messa delle 11 farò un'omelia un po' più teologica, oggi è un po' più esistenziale, oggi è più bella quella di oggi secondo me di quella di domani. Però che significa? Significa che è uno, non ci sono più dei, ma che non è da solo, perché come spiegherò meglio domani, queste tre persone dipendono completamente l'una dall'altra in una situazione di perfetta uguaglianza. Nella Trinità non c'è un più grande e un più piccolo, un prima e un poi, sono tutti e tre uguali. Certo, il Padre è l'origine della divinità, il Figlio è generato, lo Spirito Santo è processione di amore dal Padre e il Figlio, ma sono tutti e tre allo stesso livello, dipendenti uni dall'altro e sapete uniti da cosa? Da un vortice di amore infinito. La Trinità c'è, si genera, ispira, perché è un moto sublime, ineffabile, eterno, ininterrotto di amore. Cioè, la rivelazione di Dio Trinità ci spiega e ci fa conoscere l'essenza di Dio e l'amore. Voi sapete che ci sono tre religioni nel mondo che affermano che Dio è uno solo, cioè che non sono politeiste, sapete, no? I nostri fratelli maggiori, quelli chiamati Giovanni Paolo II, che sono gli ebrei, cui Gesù ha fatto, con cui Dio ha fatto l'antica alleanza, e Gesù ha portato a compimento facendo una nuova, e i musulmani che cosa affermano? Gli ebrei che c'è un solo Dio, il nome è Yahweh, i musulmani che c'è un solo Dio, che chiamano Allah. Noi diciamo qualche cosetta che sembra un dettaglio, ma non lo è, che Dio è uno, siamo d'accordo, ma che Dio è anche trino. E cosa aggiunge questa rivelazione? Aggiunge che il Dio in cui noi crediamo è amore. Avete visto gli estremisti islamici, non tutti gli islamici, grazie a Dio, che cosa fanno? Perché uccidono il nome di Dio? Perché loro si pensano, che la loro mente non completamente formata ovviamente, che bisogna portare tutti quanti per forza a essere sottomessi ad Allah, e chi non vuole gli tagliamo la gola. L'immagine di Dio che hanno gli estremisti islamici è quella di amore? No. Perché un Dio che fosse da solo sarebbe stato là, trascendente, a guardare che ci comportiamo tutti quanti in bene, ad esigere la nostra adorazione, e o mi adori o ti dai una cura. Noi potremmo mai fare una cosa del genere, potremmo mandare a qualcuno a dirgli o ti converti al cristianesimo o ti taglio la gola. Potremmo mai farla? Non solo che non potremmo farla, perché, ma è la contraddizione in termini di quello in cui noi crediamo. Cosa manifesta Gesù crocifisso? Cosa ha fatto vedere Gesù in croce? Qualcosa, perché non si può, di ciò che l'amore di Dio è. Dio è amore infinito che si dà sempre, dovunque, comunque, a prescindere dalla risposta. Ma Gesù in croce, ma anche quelli che erano cattivi, ma certo, a chi gli sputava in faccia, che faceva Gesù? Gli rispondeva con amore. A chi gli metteva i chiodi? Sapete che dice, ci mettevano i più forti, così li convinca ancora di più di quanto ti voglio bene. Questo fa, capite? Allora si capiscono le parole della prima lettura, già nell'Antico Testamento: il Signore Dio, misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di grazia e di fedeltà. Noi abbiamo la fortuna oggi di avere un pontefice che sono, che cosa mostra dovunque va il pontefice che ci abbiamo, in maniera che qualcuno gli viene anche esagerato, io personalmente no. E cosa mostra? Che abbiamo un padre buono e misericordioso. Un fatto che ripetere, non soltanto a ripetere questo,
ma a mostrarlo e a dimostrarlo, o no? Ma Dio è così, figlioli miei cari. Dice, ma se tu fai vedere che Dio è così, non corri il pericolo che poi tutti continuano ad essere cattivi, perché tanto Dio è buono e misericordioso lo stesso. No, cioè, dire che Dio è buono e misericordioso non significa autorizzare tutti ad essere cattivi, perché se uno è cattivo, cioè è il contrario di ciò che Dio è e fa, si autocondanna a morte, rende la vita un inferno, la propria e quella degli altri, capite? Però se uno è cattivo, Dio che fa quando è cattivo secondo voi? Lo fulmina? Facciamo un'altra bella domanda, secondo voi Dio all'inferno ci manda qualcuno? Ce lo manda lui qualcuno? Sì o no? Ma secondo voi l'inferno esiste o non esiste? È vuoto o è pieno di gente? Ah, guardate che faccio questa ora la fresco di Giudizio Universale, così vedrete la dottrina cattolica sul paradiso dell'inferno. Purtroppo l'inferno è pieno di gente. Ma scusate, ma all'inferno si va così, no? Quando noi siamo morti arriva il nostro Signore che sta seduto sul trono come presidente della Corte di Cassazione, sta lì, braccia conserte e dice, vediamo un po', Leonardo, che hai combinato tu nella vita terrena? Prendiamo. Cose buone e cose cattive. Le cattive sono troppe e adesso ho. Non vedo l'ora di sbatterti all'inferno perché sei stato cattivo e te lo meriti. Funziona il l'angelo custode, poverino, che sta facendo sul nostro avvocato che se l'abbiamo fatto troppo grosso e dice non ci posso fare niente. Qua non ci possiamo fare niente. Funziona così secondo voi? Non funziona così. Da qualche parte io ho letto che ogni anima che si danna è in qualche modo un dolore per il cuore di Dio e una lacrima che esce dagli occhi santissimi e benedettissimi della Divina Maria, che se cadesse per terra farebbe venire il terremoto per quanto è carica di dolore. Dio non vorrebbe che ci vada nessuno all'inferno. Gesù è venuto a morire in croce perché all'inferno non ci vada nessuno per chiudergli le porte, però continua a darci un sacco di gente. Ma come mai? Come mai? Perché gli uomini, se si chiudono all'amore che Dio è, all'amore che Dio manifesta e all'amore che Dio propone, se io vi dovessi fare la domanda, secondo voi i 10 comandamenti che sono? Perché voi sapete che la Chiesa ci insegna che per andare in paradiso bisogna osservare i 10 comandamenti, ma nella logica che stavo dicendo prima, perché noi abbiamo, come dire, il promemoria delle cose buone da fare, se non le facciamo poi abbiamo chi ci suona e ci manda all'inferno. I 10 comandamenti, se noi capiamo che Dio è, sono 10 dichiarazioni di amore fatte dal Signore. 1, 2, 3, 4, perché chi ama vuole il bene del prossimo, giusto? Se tu ami qualcuno, non vuoi che qualcuno si faccia male. Noi siamo tanto sicuri di conoscere bene il bene e il male, siamo sicuri di sapere perfettamente con certezza quello che è buono e quello che è cattivo? Qualcuno è sicuro? È tanto sicuro? Non credo. Allora il nostro Signore, vedendo la nostra povertà, ci è venuto in soccorso, ha detto, guarda Leonardo, non avrai altro bene fuori di me, non nominare il nome di Dio in vano, ricordami di santificare le feste, onora tuo padre e tua madre, non uccidere, non commettere atti impuri, non rubare, non dire falsa testimonianza, non desiderare la donna d'altri e non desiderare la roba d'altri. Fai queste cose e il male non ti farà troppo male, perché poi essere proprio assolutamente perfetti in questo mondo è un po' più difficile, ma se siamo dentro questo recinto non possiamo cadere nelle mani di chi? Dell'autore del male, che è l'angelo di bene, che è il diavolo, che è colui che prima ancora che fosse creato il mondo, quest'essere spregevole, sapete che ha fatto? Si è ribellato a Dio, stupido come e ha detto che lui è più intelligente del Padre Eterno e ha detto che capisce meglio lui le cose e ha creato il cataclisma lui con i suoi angeli ribelli e poi ci si porta dietro gli uomini. Non è uno scherzo. Quindi quando uno va all'inferno, sapete perché ci va? Perché il diavolo che passa la vita, guardate che è una cosa strana che ci sia un essere che faccia questo, ma lo fa a tormentarci, cioè a cercare di portarci lontano da Dio, perché lui aspetta di portarci lui, non Dio, all'inferno per torturarci per tutta l'eternità. E questa cosa la vede come la sua guerra, la vive lui come la sua guerra personale contro Dio, perché sa
che la tua anima e la mia, di te che mi stai ascoltando, Dio la ama. Vedi cosa vuol dire comprendere che Dio amore? Lo sai perché tu in questo momento che mi stai ascoltando, perché sei vivo, perché sei venuto all'essere. Tu sei un atto di amore di Dio che ha preso forma, questo sono le anime. Qualunque cosa abbiate fatto, cioè se un uomo la sua anima la deturpa in maniera che la rende un mostro, d'accordo? Non è perché quell'anima Dio l'ha fatta mostruosa, no? L'hai fatta diventare tu mostruosa, non Dio. Ecco perché Dio ama, e fino all'ultimo istante cerca di prendere quell'anima e di portarsela con sé. Se noi conosciamo l'amore di Dio, figlioli miei cari, quando vediamo una persona, chiunque sia, io da prete sto imparando a farlo, dobbiamo andare oltre quello che si vede. Ma questo è una cagogna, questo tratta male il prossimo, questo non rispetta i genitori, questo mi ha fatto un torto grosso quanto una casa, io sono qui e lo strozzo. Questi sono modi di pensare umani, capite? Ma quando io vedo una persona, devo pensare, questo è un atto di amore di Dio, che è diventato un'anima. È bello anche se non si vede. E io se lo voglio aiutare, devo cercare di fargli riscoprire, anche attraverso la mia pazienza, anche attraverso il mio sopportarlo, tutto quello che volete, quanto è bello agli occhi di Dio, perché torni dal Signore. Guardate, quando si torna dal Signore, veramente, ecco perché il Papa parla sempre della misericordia, qualunque cosa. Non è che Dio ti dice, ah bravo, quanto un sacco di peccati non fa niente, non è questa la misericordia. Ma quando torni dal Signore, che ti metti le mani, se ce l'hai, nei capelli e dici, mamma mia, che ho combinato, Gesù ha già pagato tutto quanto nel suo sangue, ti lama, però dice, quanto sei, no, togliamo tutto sto proprio che l'hai fatto tu, l'ho pagato io. Ricomincia a vivere perché tu sei bello, ti ho creato io e voglio bene, capite? Non bisogna mai usare verso se stessi con falsa umiltà malata espressioni tipo io faccio schifo, io sono un disastro totale, che poi tra l'altro non ci crediamo neanche veramente, ma non dobbiamo dire che tu non fai schifo. Tu può darsi che hai fatto delle cose schifose, capite bene la differenza, ma tu non fai schifo, capite la differenza che c'è? E non possiamo dircelo neanche a noi stessi. Cioè io devo dire davanti a Dio, io sono un prodigio innanzi a lui. Ma io, così come ciascuno di voi, non perché io sia qualcosa di più di voi. Questo significa imparare a riconoscere che Dio è amore. La seconda lettura di oggi, guardate, che bello. Chi conosce che Dio è amore, vive queste cose che ha detto San Paolo. Fratelli, state lieti, la prima cosa. State lieti, avete visto? Come si concludono le favole? Ricordate quando eravamo piccoletti? E vissero? E secondo voi come vivono i figli di Dio uno e trino? Che conoscono che Dio è amore? I figli di Dio uno e trino vivono la favola della vita terrena. Ma non è uno scherzo, eh? Cioè vivono felici e contenti, sempre. Ma come? Gli è morto improvvisamente il marito che è stata la mattina dopo. Fa niente. È venuto il tumore, non fa niente. È venuto il terremoto e mi ha sfasciato la casa, non fa niente. Don Leonardo oggi a pranzo ha bevuto il vino della messa che si è sbagliato. No, no, non si è sbagliato. È così, capite? Perché dentro l'immagine vera di Dio amore e di Dio amore onnipotente, poi domani parleremo anche degli attributi belli di Dio. Se è venuto il tumore, se è venuto il terremoto, se è venuto questo, e Dio ha permesso queste cose. Dio sa, ma io non perdo la pace, non perdo la gamba, non perdo la gioia. State lieti, tendete alla perfezione. Domanda, che cos'è la perfezione secondo i cristiani? È una sola la perfezione, è la perfezione della carità, cioè arrivare ad amare Dio come merita, cioè con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, e ad amare il prossimo come ci ha insegnato Gesù. Come ci ha insegnato Gesù ad amare il prossimo? Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, cioè fatti mettere in croce senza fiatare da qualunque persona che esista al mondo. Ricambia ogni male con il bene e sii sempre amore verso tutti, sia verso chi se lo merita, sia verso chi non se lo merita. Finito. Fate questo e andate tutti in paradiso senza manco passare il purgatorio, lo dico io. Senza neanche passare nel purgatorio, se facciamo questo veramente. Poi, fatevi coraggio, dicendo, sostenetevi. Abbiate gli stessi santi sentimenti. Noi abbiamo solo sentimenti santi,
le liti, le cose, le guerre, le gelosie, le chiacchiere, le maldicenze che in qualche paese, qui no, speriamo, se ne fanno tante. Non ci interessano queste cose, non è roba da figli di Dio. Vivete in pace, perché questo è il distintivo dei figli del Dio della pace. Noi non siamo in guerra con nessuno, me lo rivederò fino alla nausea, d'accordo? Oggi mi devo leggere dopo la messa i decreti dei trasferimenti dei parroci e dei viceparroci, quindi dovete fare una preghiera, se volete che io sia trasferito, fino a quando rimango qua, io vi dirò che bisogna vivere in pace con tutti, perché questo è quello che Dio vuole, questo è quello che ci porta la pace nel cuore. E il Dio dell'amore e della pace sarà con noi. Noi crediamo in questo Dio, non in altri dei. Qualunque altra immagine di Dio che abbiamo è falsata, è storpiata, non è autentica, non è vera. La più grande conoscitrice di Dio è la Divina, Santissima e Benedetta Maria. Lei è invocata dalla Chiesa con questi titoli: la figlia degnissima di Dio Padre, la madre di Dio Figlio, perché Dio ha voluto diventare uomo nel suo grembo, e la sposa dello Spirito Santo. Quando un'anima si avvicina alla Madonna, che è la creatura che è la tutta amore, immediatamente conosce il culto più autentico di Dio, che è quello su cui abbiamo meditato. Amore dentro di sé, nella Trinità, e amore che si riversa sempre, ovunque e comunque, fuori di sé, perché tutto ciò che Dio è e che fa è sempre solo, ovunque e comunque, amore. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti a entrare in questo immenso e splendido mistero e a vivere da figli del Dio dell'amore e della pace. Siamo lodati Gesù e Maria.